Buon pomeriggio, bentrovati in diretta da Benetutti, l'applauso della comunità allargata di questo incontro che raduna da anni migliaia di persone, ma mai come quest'anno la festa ha i colori giusti per far sì che ancora una volta la pentolaccia a cavallo di Benetutti possa trovare il riscontro giusto nelle aspettative della gente. 12 edizioni, un successo crescente. Quest'anno vedremo attraversare questo spazio che divide in due idealmente Benetutti ben 40 batterie, tanti centri della Sardegna, oltre 120 cavalieri che ci regaleranno lo spettacolo delle emozioni. Ovviamente accanto a queste corse, a questi tentativi di abbattere ovviamente quelli che sono gli obiettivi sospesi idealmente nell'aria, c'è anche la comunità di Benetutti, c'è il Goceano, c'è una Sardegna che si ritrova e l'associazione ippica benetuttese che ha deciso di fare le cose in grande. Ovviamente la giornata è meravigliosa, non potevamo aspettarci di meglio, noi vi auguriamo ogni bene perché lo spettacolo sarà di quelli che ci terrà col fiatto sospeso fino alla fine, le pariglie, lo spettacolo pirotecnico, stamattina le maschere, i cori, insomma una grande festa, Benetutti ancora una volta nel segno dell'accoglienza ha fatto le cose per bene. Questo è l'applauso che vi arriva e come vedete iniziamo ancora una volta con quei ritmi, con quei suoni, con quei colori dettati in questa edizione dagli sbandieratori e musici quartiere Fontana di Iglesias. Si apre lo spettacolo, andiamo a commentarlo, andiamo soprattutto a viverlo. Grazie a voi che siete sintonizzati attraverso Sardegna Live da ogni dove, lasciate i vostri commenti e noi pian piano offriremo anche spazio ai vostri saluti e alle vostre considerazioni. Lo spettacolo ha inizio, buona festa a tutti! Sì. Gli amici di Iglesias avanzano verso la postazione per regalarci questo spaccato di spettacolo iniziale e li accogliamo con un bel applauso. Eccoli qua, quartiere Fontana di Iglesias.
Associazione Quartiere Fontana di Iglesias, che nasce nel 1999 seguendo l'onda del Medioevo iglesiente, con lo scopo di promuovere iniziative di carattere socioculturali. In seno alle attività promosse c'è l'avvento del gruppo Musici e Sbandieratori, che qualifica l'operato del quartiere Fontana anche in manifestazioni di prestigio nazionale. Oggi ovviamente ci offrono anche i ritmi che scandiranno i diversi momenti di questo lungo pomeriggio, che vedrà ovviamente lo spettacolo della 12ª pentolaccia a cavallo benetuttese. Come dicevamo nelle battute di presentazione, un grande raduno che porta qui in questo centro del Goceano le più belle espressioni a cavallo, che vedrete poi tra poco sfilare in abito carnevalesco per rispettare anche il periodo in cui si svolge uno dei tanti carnevali a cavallo di Sardegna, ma che qui ha assunto una connotazione davvero particolare nel tempo, perché il carnevale in Sardegna è un viaggio nel mistero tra i miti e i riti del tempo. È una ricorrenza che per varietà e molteplicità di proposte attrae e cattura, diverte, affascina e intrattiene.
L'associazione ippica benetuttese organizza la pentolaccia a cavallo da 12 edizioni, un evento che richiama migliaia di appassionati e visitatori in una delle perle del Goceano per assistere ad uno spettacolo di grande bellezza. Dicevamo in apertura 120 cavalieri suddivisi in 40 batterie che indossano un abito carnevalesco, il costume tradizionale sardo, sfrecciano a cavallo nel tracciato delineato all'interno dell'abitato in rappresentanza di decine di paesi che aderiscono in maniera amichevole alla grande manifestazione. Adesso avremo proprio il passaggio dei protagonisti subito dopo questa apertura dettata dai ritmi e dai colori delle bandiere del gruppo Quartiere Fontana di Iglesias lungo la via principale di Benetutti. In un percorso di 500 metri preparato ad arte per l'occasione, tre cavalieri allineati si lanceranno al galoppo a velocità sostenuta. Con i bastoni devono colpire e infrangere simultaneamente nel minor tempo possibile i vasi di terracotta sospesi nell'aria, in un gioco che richiede abilità, forza, destrezza e affiatamento dei protagonisti. Vedete passare i primi cavalieri a cavallo, ovviamente sono presenti tanti centri, ve li menzioneremo tutti man mano ovviamente nel corso di questa diretta che presenteremo. C'è ovviamente la bellezza, dicevamo, comune denominatrice di questo evento, soprattutto dettato dal passaggio, ecco, di questi cavalieri a cavallo, degli abiti che indossano, che ovviamente favoriscono ulteriormente il carattere di una manifestazione alla quale ci siamo affezionati tutti fin dal primo momento. Una prova doppia quella che loro produrranno, in quanto lungo lo stesso tracciato i vasi appesi ad una corda saranno ben sei, i primi tre posti a una distanza di 70 metri circa dagli altri tre. Ovviamente i preparativi hanno preceduto l'evento e, come potete vedere, i cavalli e i cavalieri, dopo essersi radunati in un luogo prestabilito, dopo essere stati sottoposti alle verifiche dei veterinari, quindi sono verifiche sanitarie obbligatorie, hanno preso l'avvio in questa passeggiata che ovviamente è proprio una presentazione iniziale, quasi un saluto che precede l'antica giostra che si svolge lungo il corso Cocco Ortu, trasformato in una pista coperta di sabbia proprio per l'occasione. L'associazione ippica benetuttese, presieduta da Carletto De Sena, tra l'altro ad un certo punto offrirà gratuitamente a tutti i presenti anche i dolci tipici delle aziende locali come segno di accoglienza. Un'associazione che nasce nel 2012 e che ha battezzato la prima edizione della pentolaccia a cavallo il 5 marzo del 2011, allora con 96 cavalieri partecipanti. Vedete il passaggio dei 120 cavalieri, arrivano ovviamente da Benetutti, Berchideddu e poi Bono, Bonorva, ci sono i portacolori di Buduzò, Bulteie, Scalaplano, anche i cavalieri di Fonni sono presenti, così come quelli di Gavoi, Gestori, Lula e Macomer. Non manca Mamoiada, all'appello ha risposto anche Meana Sardo, Nora Gugume, Nule, Nuoro e poi Oliena, e ancora dalla omonima Barbagia Ollollai, e poi Osilo, Ottana, Ovodda, Pattada, Pozzo Maggiore, Samugheo, Sindia e Teti. Questi i centri di una terra che vanta una consolidata tradizione equestre nelle sue mille rappresentazioni, e oggi ovviamente assistiamo ad una di queste. Come vedete, tutti hanno il viso coperto da una maschera, ogni singolo cavaliere sarà munito di un bastone utile a colpire le pignatte sospese lungo il percorso.
Abilità equestre e una giusta velocità sono le caratteristiche essenziali per questa particolare corsa a cavallo. E ce ne siamo resi conto negli anni, per riuscire a colpire il bersaglio, gli uomini a cavallo dovranno avere durante la corsa una spiccata concentrazione, ma anche un calibrato regime di marcia. Conta l'affiatamento tra cavalli e cavalieri ed è quello che detta dei quadri in movimento che hanno sempre restituito delle belle immagini anche per i tanti fotografi, gli operatori e tutti coloro che anche attraverso un telefonino hanno il piacere di immortalare le più belle emozioni di questo evento che non può avere prove, non può avere preparativi, ma che vive proprio dell'impatto del momento, di quello che accadrà nel corso della manifestazione. E continuate a vedere queste immagini anche attraverso la diretta di Sardegna Live che trasmette da sempre questa manifestazione. E vedete adesso di nuovo alcuni cavalieri che ridiscendono il percorso, altri che ancora lo percorrono in salita. C'è anche questo incontro ovviamente di protagonisti che in questo momento anima il percorso. Chiedo di fermarsi a voi davanti alla postazione, anche perché uno dei tre, e chi ti riconosce, è il presidente Carletto De Sena, al quale facciamo un bel applauso. Ed è Azzurra che vuole offrire a sorpresa un omaggio floreale, idealmente a te per l'impegno che produci da sempre insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne d'avventura, ma anche come ben augurio di questa 12ª edizione di Pentolaccia a Cavallo. La tua bambina vuole renderti omaggio di questo fiore insieme a tutte le ragazze dell'associazione. Le bimbe di Carlo, oserei definirle. Ovviamente stiamo spaventando il cavallo con nostro rumore, non importa. Carletto, se ce la fai, te li porgo io a nome di Azzurra. Un applauso a Carletto De Sena e a tutta l'associazione ippica benetuttese. Bellissima immagine. È così. Questa era la consegna che abbiamo voluto immortalare a telecamere accese, una sorpresa per il nostro presidente. Prosegue il percorso. Come vedete, c'è anche chi ha osato, ovviamente in questo mascheramento, che ovviamente indica a tutti di portare allegria, bellezza nel corso del corteo. Ognuno ha scelto ovviamente particolari raffigurazioni, molta cura comunque da parte di tutti per garantire proprio anche questo accento alla manifestazione a cui stiamo per assistere e che in queste prime battute offre la sua presentazione. Tra pochi minuti apriremo, e ve lo anticipo, con la prima batteria benetuttese formata da Mario Pes, Andrea Carotti e Walter Cortes. Saranno loro i primi protagonisti ad aprire le danze di questa manifestazione legata al cavallo, al grande amore che i sardi da sempre manifestano per questo animale, per le manifestazioni equestri in generale, perché in Sardegna il cavallo è tradizione e cultura, e se in tempi non lontani era uno dei mezzi di trasporto e lavoro, quasi un'esigenza quotidiana, anche se non per tutti, perché non tutti potevano permetterselo, nel tempo sono diventati compagni anche di questi eventi legati allo sport, allo spettacolo, alle rappresentazioni. Nelle sagre e nelle feste, ma anche nei racconti popolari,
nei romanzi di ambientazione sarda sono sempre presenti storie e leggende su cavalli e cavalieri. Le immagini parlano da sole. Ovviamente facciamo un richiamo al regolamento che i protagonisti conoscono, ma che abbiamo sempre il piacere di enunciare, perché così tutti sanno quali sono le direttive dentro le quali dobbiamo stare. Sono ammessi e graditi i gruppi provenienti da tutta la Sardegna, formati da 3 cavalieri senza distinzione di sesso. Abbiamo la presenza di diverse amazzoni che ovviamente porteranno il contributo di spettacolo e bellezza a questa manifestazione. I componenti devono avere abiti carnevaleschi, non sono ammessi gruppi che saranno vestiti con abiti giornalieri, è consentito invece l'uso dei costumi sardi, quindi dell'abbigliamento tradizionale. Non sono ammessi a partecipare minori di 18 anni, non possono partecipare gruppi che in precedenza hanno adottato comportamenti non consoni al rispetto o che abbiano in qualche modo manifestato segnali di maltrattamento verso i cavalli. I cavalli devono essere regolarmente iscritti con documenti e ovviamente regolarmente vaccinati e fin dalla prima edizione c'è un limite di partecipazione fissato in un massimo di 50 gruppi. Ancora immagini libere lungo il percorso. E tra pochissimi minuti entreremo davvero nel vivo di questa manifestazione che Benetutti accoglie e organizza. Allora, sono in compagnia di 2 persone che avranno il piacere di porgere il loro saluto, a cominciare dal sindaco di Benetutti, Daniele Arca, ma ci ha raggiunto oggi anche per stare con noi, assistere a questo spettacolo, l'assessore regionale all'agricoltura,
Valeria Satta. Allora io farei proprio portare il saluto al sindaco, a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta e che sono arrivati a Benetutti, e poi sarà l'assessore Satta a porgere il suo di saluto. Grazie Giuliano, un saluto e un caloroso saluto a tutto il pubblico. Ci tengo a ringraziare l'associazione Ippica che ha raggiunto il dodicesima manifestazione. Un caloroso ringraziamento soprattutto perché con tutto l'impegno che questi ragazzi, tutta l'associazione sta mettendo per portare a Benetutti così tanto numeroso pubblico, soprattutto oltre allo spettacolo anche proprio oggi con l'assessore stavamo parlando proprio il fatto del cavallo, che è una risorsa da valorizzare anche però rispettando il benessere animale. E ci tengo proprio a ringraziare questa associazione che oggi forse, fatemi passare il termine, dopo la Sartiglia forse una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda il comparto impico e legato al carnevale di tutta la Sardegna. Grazie Giuliano e grazie all'associazione ippica di Benetutti per portare in alto il nome di Benetutti in tutta la Sardegna. Grazie. Grazie al sindaco Daniele Arca. Diceva cose importanti, tra l'altro dopo lo richiameremo in causa. Possiamo togliere proprio la musica dal sottofondo, vi ringrazio, anche perché vorremmo tenere vivo anche il sentimento di chi ci ha raggiunto questa sera. Assessore, e non so se è la prima volta che lei viene a Benetutti per questa manifestazione, ma sicuramente sarà rimasta colpita dalla bellezza, oltre che dall'accoglienza di questa comunità, del Goceano in generale, e dalla forza che hanno gli abitanti di Benetutti di organizzare un evento così importante e ambizioso. Ma sì, grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio il sindaco per l'ospitalità e la comunità di Benetutti per avermi qui, grazie di cuore, grazie a tutti gli abitanti di Benetutti, grazie all'associazione che mi ha invitato insieme al sindaco e soprattutto complimenti, perché Benetutti può esprimere un evento del genere, complimenti, e sicuramente la 12ª edizione, che poi vedrà tantissime altre edizioni, e sono qui a testimoniare questo. Complimenti a tutti, complimenti agli animali bellissimi, ai cavalli, ai loro cavalieri e a voi abitanti che siete testimoni di quello che può offrire questo comune. Complimenti davvero e grazie di cuore, grazie dell'invito. E allora buon spettacolo anche a lei, buona visione. Torniamo con le riprese tra la gente, tanta. Dopo avrò il piacere di venire verso di voi, raccogliere i commenti. Quest'anno vogliamo condurla in maniera diversa questa 12ª edizione, ma siamo quasi pronti per dare inizio allo spettacolo. Come sempre la raccomandazione più importante: non può partire lo spettacolo se la pista non è completamente libera, anche perché potete rendervi conto da soli che porta in sé ovviamente dei rischi. Nessuno, se rispettiamo le regole, diversi se ovviamente invadiamo il campo, che deve essere lasciato assolutamente e obbligatoriamente sgombro. Quindi tra poco avremo modo di iniziare. Come vedete dalle nostre riprese, stiamo già posizionando i vasi di terracotta che sono proprio l'elemento peculiare di questa manifestazione. Come dicevamo, i tre cavalieri per ogni batteria dovranno colpire con un bastone. I sei vasi disposti, tre a distanza degli altri tre ravvicinata, e l'intento è quello di totalizzare il maggior numero di abbattimenti, in questo caso degli obiettivi, per portare a casa quello che è un risultato simbolico ma fortemente ovviamente spettacolare per quello che è lo spirito della manifestazione. Quindi siamo pronti, tra poco ci comunicheranno quando alla partenza la prima batteria, che ho già annunciato, è in posizione. Come vedete in questo momento c'è uno dei componenti dell'associazione ippica benetutese con una bandierina che comunicherà ai cavalieri e ai cavalli quando la pista è libera, e quindi potranno dar inizio alla corsa. Mi raccomando, tutti concentrati, godetevi questo spettacolo. La prima batteria, Benetutti, Mario Pes, Andrea Carotti e Walter Cortes. Ci siamo quasi,
Stiamo proprio aspettando il segnale di partenza. Ecco, alcuni istanti sono quelli emotivamente più coinvolgenti, perché vuol dire che c'è quel processo di allineamento che precede quella manciata di secondi che i cavalieri e i cavalli hanno a disposizione per percorrere tutto il tratto delineato. Partiti! Ecco la prima batteria. Avanzano, sottolineati dai rumori dei tamburi del quartiere Fontana di Iglesias, che li produrrà per tutti i partecipanti. Due colpiti su tre nella prima manche e tre su tre nella seconda, per un totale di 5 obiettivi mandati a segno. E abbiamo aperto così ufficialmente con Benetutti, Mario, Andrea e Walter questa 12ª edizione. Come vedete, questo è il rito, si riposizionano i vasi integri da colpire per fare in modo che questa volta Nule possa avere spazio d'azione con Flavio Ladu, Gabriele Lai e Gianmario Pinna. Questa è la seconda batteria chiamata in causa per offrire la sua prova, il suo spaccato. Antico centro, Nule, economia agropastorale, dai prodotti e derivati che la natura ha offerto. Nule ha saputo distinguersi per la lavorazione della pelle, soprattutto per la produzione artigianale dei tappeti, unici per l'arte dei disegni. Partiti! Nule in corsa, avanza. Due su tre. Due su tre. Quattro i colpi mandati a segno per questa località che dista pochi chilometri da Benetutti. Dicevamo, la produzione artigianale dei tappeti, unici per l'arte dei disegni, l'uso dei colori ricavati dalle erbe naturali. Ed è ancora Benetutti adesso a giocarsi la sua prima partita con Giuseppe Sedda, Giacomo Pisano e Carletto De Sena. Benetutti è il centro che ci ospita, che da sempre organizza l'evento. E che per esempio con i suoi cavalieri ha più volte toccato la presenza nel corso della cavalcata sarda di Sassari, dove più volte ha segnato l'occasione di un ritorno con le bardature dei cavalli tutte uguali, con le briglie sarde a 20 testali, con borchie in ottone interamente cucite a mano.